Le 18.34, buon martedì sera dagli studi di TG 2000. Potrebbe arrivare nelle prossime ore la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di spostare l'ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, una delle proposte di politica estera più radicali che aveva avanzato durante la sua campagna elettorale del 2016. Decisione che dovrebbe essere annunciata tra oggi e domani, che sta agitando diversi paesi mediorientali e non solo. Sia la Francia che la Turchia, seppur con toni diversi, nelle ultime ore hanno espresso molta preoccupazione per questa eventuale decisione. Massimiliano Cocchi. Con una telefonata, Donald Trump nel pomeriggio ha avvertito il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen che gli Stati Uniti hanno intenzione di spostare la loro ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, una decisione storica perché significherebbe riconoscere implicitamente Gerusalemme capitale dello Stato israeliano. L'autorità nazionale palestinese in una nota parla di minacce per il processo di pace, per la sicurezza e per la stabilità non solo della regione ma del mondo intero. Hamas, l'organizzazione politico-militare che controlla la striscia di Gaza, ha minacciato una nuova intifada e per questo le misure di sicurezza a Gerusalemme e in tutto il resto di Israele sono altissime. Le reazioni della comunità internazionale sono preoccupate, in queste ore si moltiplicano gli inviti alla cautela. La Lega Araba parla di decisione estremamente pericolosa, mentre l'Arabia Saudita, paese alleato degli Stati Uniti, la definisce ingiustificata. Durissima la reazione della Turchia. Erdogan si dice pronto a rompere i rapporti diplomatici con Israele. Molti hanno definito la scelta di Trump il bacio della morte alla soluzione dei due popoli, due stati, perché Gerusalemme è da sempre nodo cruciale e irrisolto del processo di pace. Sia israeliani che palestinesi la rivendicano come capitale e nemmeno gli accordi di Oslo, gli ultimi siglati, hanno trovato una soluzione allo status di Gerusalemme. Nella città che ha due popoli e tre religioni, gli israeliani costituiscono oltre il 60% della popolazione e controllano interamente più della metà della città, mentre dal 1967, cioè dalla guerra dei sei giorni, occupano militarmente anche i quartieri della zona est, quelli in cui vivono i palestinesi. La questione è inoltre complicata dalla presenza nella cosiddetta città vecchia di luoghi sacri per tutte e tre le più importanti religioni monoteiste, cioè l'Islam, l'ebraismo e il cristianesimo. Il simbolo di questa contesa è la spianata delle moschee, luogo inviolabile per i musulmani, che sorge a ridosso del muro del pianto, che è tutto quel che resta del Tempio di Salomone, ritenuto sacro dagli ebrei. E allora l'abbiamo visto, tante reazioni, tanta preoccupazione, ma quali conseguenze potrebbe avere una decisione di questa portata? Antonio Soviero lo ha chiesto ad Alberto Negri, esperto di politica internazionale. In pratica si tratta del riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico, cosa che non è riconosciuta internazionalmente, tanto è vero che oggi tutte le ambasciate straniere sono a Tel Aviv, a Gerusalemme ci sono i consolati. Ecco, una decisione che naturalmente provocherà delle reazioni forti in Palestina, reazioni forti nel mondo arabo, reazioni da parte della Giordania, che comunque è la custode della moschea di Al-Aqsa, reazioni le abbiamo già viste dalla Turchia, insomma si ottiene quasi l'effetto opposto, paradosso, quello di unificare il mondo arabo e musulmano, con un sospetto che gli Stati Uniti stiano facendo, senza volerlo, un altro regalo all'Iran. Era l'Iran fino adesso la questione centrale, cioè l'espansione dell'influenza iraniana nella regione. Se si sposta il focus nuovamente sulla Palestina e su Gerusalemme, naturalmente si ottiene l'effetto opposto. E siamo alla politica italiana con l'accelerazione improvvisa del Senato sulla legge sul biotestamento. Oggi infatti a Palazzo Madama è cominciata la discussione generale, una decisione emersa durante la riunione dei capigruppo. Nulla di fatto invece per lo Ius Soli, che appare sempre più lontano. Augusto Cantelli. Disco verde sul testamento biologico, le norme sul fine vita con un'accelerazione improvvisa. La conferenza dei capigruppo ha deciso per l'approdo nell'aula del Senato oggi stesso per l'inizio della discussione generale. Così il provvedimento potrebbe essere approvato grazie all'intesa fra PD, Movimento 5 Stelle e MDP. Una priorità diversa. Per noi la priorità era il biotestamento.
contrari invece i centristi di Alternativa Popolare, mentre Forza Italia potrebbe dare libertà di coscienza. La Lega invece è pronta a presentare oltre 1800 emendamenti. Questa legge è una legge sbagliata, non si possono fare le leggi così sulle emozioni, bisogna fare le cose in modo serio. Nulla di fatto invece per lo Ius Soli, confinato all'ultimo punto del calendario dei lavori di dicembre di Palazzo Madama. Il biotestamento, dunque, una legge che si divide in due parti, una più generale sul consenso informato ai trattamenti sanitari e una sulla compilazione delle DAT, le disposizioni anticipate di trattamento attraverso le quali una persona potrà precisare le sue scelte circa i trattamenti cui vuole o non vuole essere sottoposta quando non sarà più cosciente per effetto di un incidente o di una malattia. È una legge sbagliata ed è una legge pericolosa. Primo, perché confonde le idee, fa pensare che il consenso informato ha la stessa valenza della disposizione anticipata di trattamento. Il consenso informato esiste in Italia dal 1993 e in Italia non si corre alcun rischio di accanimento terapeutico se il paziente non lo vuole. La disposizione anticipata di trattamento non è attuale e quindi non rappresenta la vera volontà attuale del paziente ed è una legge pericolosissima perché di fatto apre la possibilità ad interrompere il sostegno vitale rappresentato dall'alimentazione e dall'idratazione e quindi apre la porta ad una forma di eutanasia omissiva, fra l'altro fra le più brutte. È stata condannata a 4 anni di reclusione l'ex sottosegretaria alla cultura del governo Renzi, Francesca Barracciu, è accusata di peculato aggravato nell'ambito dello scandalo sui fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna e spesi per fini non istituzionali, cifra che si aggira sugli 81.000 euro. A pronunciare la sentenza è stata la seconda sezione del Tribunale di Cagliari dopo circa 1 ora e mezza di Camera di Consiglio. Il PM aveva chiesto 5 anni di carcere. 10 anni fa l'incendio a Torino nello stabilimento della ThyssenKrupp in cui persero la vita 7 operai. Ogni morte sul lavoro è una perdita irreparabile per l'intera società, ha detto il presidente Mattarella. Per i parenti delle vittime però non c'è ancora pace perché amministratore e direttore generale dell'azienda sono ancora liberi in Germania. Nel servizio di Nicola Ferrante le testimonianze di chi è sopravvissuto alla tragedia e dei familiari delle vittime. Sono della ThyssenKrupp in Corso Regina. Senti, c'è stato un incendio e si sono 4 ragazzi bruciati. 4 bruciati o carbonizzati? Non sono carbonizzati, si muovono, abbiamo cercato di spegnerli senza vestiti, senza niente. No. È esploso qualcosa? Ma ha preso fuoco un impianto, qua c'è della carta del... 10 anni da quella notte maledetta fra il 5 e il 6 dicembre del 2007, quando 8 operai dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino furono investiti da un getto d'olio bollente che prese fuoco. Uno morì subito, per altri 6 si arrivò fino a quasi un mese di lenta agonia. Uno solo è sopravvissuto. Estintori, scarichi e idranti inefficienti trasformarono l'incidente in una tragedia. Oggi il presidente Sergio Mattarella scrive in una nota all'elenco delle vittime e aggiunge: è giusto ricordare i loro nomi perché è una ferita che non può rimarginarsi. Accettare che si possa morire sul lavoro e per il lavoro. In questi anni sono stati fatti passi avanti sulla prevenzione degli incidenti, ma resta ancora molto da fare per considerare la sicurezza un volano allo sviluppo. 7 ragazzi fatti morire, torce umane, sciolti come delle candele. Non si può dimenticare. E poi per cosa? Per andare a lavorare e per non essere in sicurezza. Noi veramente vorremmo che lì sparisca tutto, che non ci deve essere più neanche una pietra. Non dovrebbero fare niente, proprio abbandonarlo, perché quando ogni tanto capita che passiamo di là, ci giriamo dall'altra parte, non vogliamo neanche guardarlo quel luogo là. Sul fronte giudiziario conclusi fino alla Cassazione tutti i livelli, ma in carcere sono finiti solo i manager italiani, i 2 tedeschi invece no. È uno schiaffo ai miei amici, uno schiaffo a noi che abbiamo lottato per arrivare a una sentenza definitiva, uno schiaffo al nostro paese. E c'è un'altra acciaieria che spinge a parlare del rapporto fra occupazione e salute, dell'Ilva, l'Ilva di Taranto. Oggi l'incontro fra il ministro Calenda e il sindaco della città ionica. Il primo cittadino si è detto disponibile a ritirare il ricorso al TAR contro il piano ambientale, ma solo dopo aver consultato il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Insomma, un primo passo verso la ripresa del dialogo nella speranza di tutelare salute e lavoro dei cittadini. Maria Sara Farci.
Governo da una parte ed enti locali dall'altra, al centro la difficile e annosa questione dell'Ilva. Sul tavolo la vendita dell'acciaieria di Taranto al colosso ArcelorMittal, in vista della quale, secondo Comune e Regione, verrebbero sacrificati ambiente e salute. Un braccio di ferro che oggi ha iniziato a dare i primi segni di distensione dopo la visita a sorpresa del ministro Calenda al sindaco di Taranto. Era un gesto doveroso da parte mia dopo l'incomprensione dei giorni scorsi, delle settimane scorse. L'obiettivo comune è quello di lavorare per una città ambientalmente più sicura e per gli investimenti, che sono tanti, che possono arrivare. Un colloquio durato 2 ore, concluso con la riapertura di un tavolo negoziale dello Stato con gli enti locali. In cambio, il Comune ritirerà il ricorso al TAR presentato contro il decreto del Presidente del Consiglio sul nuovo piano ambientale per l'Ilva. Registriamo anche che c'è la volontà di accogliere quasi per intero l'ordine del giorno che noi già in diversi passaggi formali abbiamo segnalato al Ministro. E quindi la trattativa riparte con un peso specifico degli enti locali, tutto nuovo, insomma, da protagonisti. Si parlerà infatti della valutazione del danno sanitario, ovvero di quanto l'Ilva sia ancora un rischio per la salute della popolazione, anche a fronte degli investimenti e delle bonifiche fatte. Verrà poi discusso il piano ambientale, la copertura dei parchi minerali, l'utilizzo di 30 milioni stanziati per il sostegno alle aree disagiate di Taranto e ancora le bonifiche dell'amministrazione straordinaria dell'Ilva, l'apertura di un centro di ricerca e provvedimenti a favore dell'indotto. Parallelamente al tavolo istituzionale ripartirà anche la trattativa sindacale sugli aspetti occupazionali, trattative che lo stesso ministro Calenda aveva bloccato dopo il ricorso al TAR presentato dagli enti locali. La mafia siciliana ha subito un pesante colpo in queste ore. In manette sono finite 25 persone appartenenti a 2 clan che imponevano il pizzo ai commercianti. A guidare l'associazione delinquere Mariangela Di Trapani, moglie dello storico boss Madonia, ossia l'assassino di Libero Grassi. La donna avrebbe avuto l'incarico di riorganizzare Cosa Nostra. Alessandra Camarca. Nuovo colpo alla mafia di Palermo, con una donna boss de Madonia in manetta e uno sguardo sul dopo Rina, che fa capire come i vuoti di potere si riempiano subito e come il controllo del territorio, fra intimidazioni e pizzo, da parte di Cosa Nostra rimanga nonostante gli arresti. Un maxi blitz che ha visto impiegati oltre 200 carabinieri nei mandamenti mafiosi di San Lorenzo e Risuttana, con 25 persone in manette. Le accuse sono di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, favoreggiamento personale e ricettazione. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ricostruisce gli assetti e le dinamiche criminali delle famiglie mafiose di Palermo. Tra gli arrestati c'è anche Mariangela Di Trapani, moglie dello storico boss di Resuttana, Salvino Madonia. Sicuramente una posizione influente, rivestita dalla signora Di Trapani, che è stata pure tratta in arresto, derivante dalla sua caratura personale, frutto dei suoi legami familiari, sia personali che acquisiti. Per gli inquirenti la Di Trapani reggeva le sorti del clan, mentre il marito pluriergastolano era detenuto al 41 bis, riuscendo a portare all'esterno gli ordini che il boss mandava ai suoi dal carcere. Condannata in precedenza a 8 anni, ha scontato la pena. Figlia del boss Ciccio Di Trapani, sorella di un altro boss, Nicola, era soprannominata in famiglia a Picciridda, la piccolina. Attività estorsiva che in un territorio storicamente vessato da questa banda di parassiti che sfruttano il lavoro degli altri continua ad essere esercitata senza alcun freno, senza alcun limite. E il gioco d'azzardo, dalle scommesse alle slot, sta sempre più diventando proprio una delle fonti di finanziamento più sostanziosa delle mafie, una pratica di cui già si era a conoscenza ma di cui forse non si riusciva a immaginarne l'effettiva portata. Pierluigi Vito. È un gioco a perdere, quello dell'azzardo, che svuota quotidianamente le tasche degli italiani e che determina forme di dipendenza che trascinano sul lastrico intere famiglie, anche con l'intervento della criminalità organizzata. I dati presentati oggi dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza sono inquietanti. Nel 2016 ci siamo giocati quasi 96 miliardi di euro. Avete capito bene, 96 miliardi, più del doppio rispetto a 9 anni prima.
A farla da padrone sono le macchinette mangiasoldi, tra nuove slot machine e videolotteri, che nel 2016 hanno drenato complessivamente oltre 49 miliardi di euro. Notevolissimi anche i numeri del Gratta e Vinci. Mentre noi stiamo parlando, in Italia, tanto per avere un'idea, si vendono 3.600 Gratta e Vinci al minuto, 24 ore su 24, notti comprese. Il che vuol dire 2 miliardi di italiani venduti, che equivalgono a oltre 9 miliardi di euro, come a dire che ogni italiano spende in media 158 euro in cartoncini. E stiamo parlando solo del gioco d'azzardo a norma di legge, quindi tracciato, perché nel settore operano malviventi che si giovano di un giro d'affari inestimabile, che prospera anche grazie alla pubblicità incessante del gioco legale, generando un perverso intreccio tra desiderio indotto negli utenti e le diverse offerte, anche illegali, sul mercato. A questo pozzo di soldi le mafie attingono in forme diverse, vuoi attraverso operazioni di riciclaggio, vuoi sfruttando la disperata dipendenza dei ludopatici, portando via tra usura ed estorsione risparmi e patrimoni dei malcapitati. Non possiamo permettere che le mafie facciano soldi con la sofferenza delle persone e lo Stato non può pensare soltanto a tirar su i soldi dall'azzardo, ma deve tutelare la salute dei propri cittadini e tutelare i propri cittadini dalle infiltrazioni delle mafie. Qualcosa si sta muovendo, visto che governo e regioni sono al lavoro per ridurre del 35% le concessioni di macchinette mangiasoldi a partire dall'inizio del prossimo anno. Ma la fine della partita pare ancora lontana. Cambiamo argomento. Dopo l'incontro con Papa Francesco in Bangladesh si apre uno spiraglio per la minoranza musulmana dei Rohingya cacciati dal Myanmar. Il Consiglio ONU per i diritti umani chiede inoltre l'avvio di una inchiesta internazionale sugli abusi e sui crimini perpetrati. Fabio Bolzetta. Can anyone rule out that elements of genocide? Qualcuno può escludere che vi siano stati atti di genocidio? La parola genocidio irrompe dunque a Ginevra. Il riferimento alla condizione della minoranza musulmana perseguitata dei Rohingya è dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Raad al-Hussein, che cita le politiche discriminanti, le violenze orrende e gli abusi insieme ai trasferimenti forzati alla sistematica distruzione dei villaggi. Una condanna, nelle sue parole, agli attacchi che definisce massicci, sistematici e di una brutalità scioccante, chiedendo ai 47 Stati membri del Consiglio di prendere misure adeguate per fermare questa follia adesso. Sessione speciale del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, risponde l'ambasciatore del Myanmar. Stiamo lavorando con partner internazionali per accoglierli. Si rompe un muro di gomma che a lungo ha taciuto, si è espresso soltanto sottovoce sulle condizioni della comunità perseguitata dall'esercito birmano. Negli ultimi mesi in circa 626.000 tra uomini, donne e bambini, più della metà concentrati nel nord dello stato di Rakhine, dove non è stato concesso l'ingresso agli osservatori delle Nazioni Unite che lavorano all'avvio di una inchiesta internazionale sugli abusi e i crimini commessi contro i Rohingya, che potrebbero prefigurare come genocidio. Probabilmente uno dei primi segni del viaggio appena compiuto di Papa Francesco in Myanmar e Bangladesh, che ne ha voluto incontrare, sin dalla programmazione del viaggio, una rappresentanza a cui portare la sua carezza e commosso una richiesta di perdono. Adesso vogliamo parlarvi di una bella iniziativa, il premio San Bernardino per la pubblicità socialmente responsabile, consegnato oggi a Roma all'Università LUMSA. Lo ha vinto per la categoria No Profit un video sulle persone affette da sindrome di Down dell'associazione Core Down, realizzato in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down che si celebra il 21 marzo. Lo spot parte da una domanda: quali sono i bisogni speciali delle persone con la sindrome di Down? E la risposta è la più semplice, cioè le persone che ne sono affette hanno gli stessi bisogni di tutti. Vediamo. People with Down syndrome have special needs. Special needs? Really? It would be special if people with Down syndrome needed to eat dinosaur eggs. That would be special. One dinosaur egg. Enjoy. Totally right about Lindsay. If we need to wear a giant suit of armor, that would be special. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? So gonna get to grabbing. Go pop a phone. It would be special if we need to be massaged by a cat. Uh...
If we needed to be woken up by celebrity. Wiki Wiki, eggs and bakey. Who are you? You may know me from Scrubs or Office Space. Your darker flicks, The Rock, Platoon, Wall Street. Funny story, I played Ben. That would be special, but what we really need is education, jobs, and opportunities, friends, and some love, just like everybody else. Are these needs special? Insomma, premio meritato per questo spot. Siamo adesso alle parole di Papa Francesco a Santa Marta e al suo invito ad accettare le umiliazioni per assomigliare a Gesù. Cristiana Caricato. Ci vuole fede e umiltà per credere che questo germoglio, questo dono così piccolo, arriverà alla pienezza dei doni dello Spirito Santo. Ci vuole umiltà per credere che il Padre, Signore del cielo e della terra, come dice il Vangelo di oggi, ha nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, le ha rivelate ai piccoli. Umiltà è essere piccolo. Come il germoglio, piccolo che cresce ogni giorno, piccolo che ha bisogno dello Spirito Santo per poter andare avanti alla pienezza della propria vita. C'è un segno, un segnale, l'unico, accettare le umiliazioni. L'umiltà senza umiliazioni non è umiltà. Umile è quell'uomo, quella donna che è capace di sopportare le umiliazioni come le ha sopportato Gesù, l'umiliato, il grande umiliato. E siamo al TG Post, Sergio Canelles ci porta in Sicilia, a Corleone, ci racconta la storia di tre donne, tre sorelle che per anni hanno subito attacchi da parte delle cosche e che non si sono arrese alle intimidazioni. A seguire Attenti al Lupo, noi ci vediamo alle 20.30, vi lascio allora alla storia di queste donne coraggiose che domani a Napoli riceveranno il premio Caponnetto. Buona visione, a dopo.